È un gol pesantissimo, non da 3 punti, ma è un punto che vale tanto questo. Sì, sono d'accordo perché fa tanto dal punto di vista mentale, ecco, era proprio, e non a caso, perché poi uno la fortuna se la cerca, no? Oggi al di là della fortuna penso che abbiamo subito un tiro in porta e si stava rischiando di... la partita era persa, e invece siamo stati premiati perché oggi si è visto uno spirito diverso, uno spirito dove la squadra ha lottato dall'inizio al 96esimo, e siamo stati premiati perché c'è stato un atteggiamento diverso e si riparte da qui. Fondamentale l'apporto dei uomini dalla panchina, al di là del tuo gol, anche la rovesciata, ma soprattutto questo di Paolo Antonio che sembra il regista, insomma, l'uomo che può far girare questa squadra a centrocampo. Io penso che non a caso la società comunque sia intervenuta, cioè in questa sessione, anzi, anche a mercato chiuso, a scegliere dei giocatori importanti che ci devono dare una mano e ci stanno dando una mano per quello che hanno potuto dare fino adesso, perché comunque chi è arrivato non ci dimentichiamo che a me non mi piace trovare scuse, alibi, perché anche il Covid è alle spalle, no? È un dato di fatto che l'abbiamo subito tutti, ma qualche strascico ce lo portiamo, però poi ci vuole ben altro e oggi l'abbiamo messo in campo. Ma ripeto, i giocatori che sono venuti da un momento di inattività, non è facile trovare la condizione, piano piano stanno riprendendo appieno la condizione e sono convinto che ci daranno una grandissima mano. E qui noi dobbiamo diventare gruppo, dobbiamo diventare squadra. Purtroppo per varie vicissitudini, tra Covid e quant'altro, abbiamo avuto anche poco tempo per stare insieme. Questo è lo spirito che ci deve veramente far svoltare. Perché cioè io faccio fatica a pensare veramente di restare ultimo in classifica. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere di tirarci fuori assolutamente. Infatti volevo chiedere proprio questo, è stato un discorso fin qui che vi ha frenato, al di là del Covid, dell'aspetto atletico e fisico che ci può stare, ma un discorso mentale, di concentrazione, un discorso che ancora in effetti dovete fare gruppo, non siete coesi. No, ma perché veramente c'è pochissimo tempo, questo non è un alibi, c'è pochissimo tempo anche di condividere insieme gli allenamenti. Cioè, si gioca ogni 3 giorni, e lo stesso allenatore non ha una settimana tipo per provare, per dare nozioni diverse, no, perché si gioca e si recupera e fa anche la conta con chi c'è a disposizione. Però, ecco, non è una scusa, noi dobbiamo andare oltre. Oggi abbiamo un gruppo buono, un gruppo importante, chi viene chiamato in causa dobbiamo dare sempre il 150%, perché è nelle nostre possibilità. E non a caso oggi siamo stati premiati perché c'è stato uno spirito diverso. Cioè, ma non è perché prima qualcuno, cioè, si risparmiava o meno, perché è la testa, cioè la testa che fa la differenza. Noi dobbiamo credere in quello che si fa e andare oltre Covid e tutto il resto. Quindi ritengo che sia un punto che ci dà grandissima fiducia. Grazie.